Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Finalmente riesco a provare un Oppo della serie Find X3 modello Lite, anche se di Lite ha davvero poco. È davvero un ottimo buon medio gamma con qualche piccolo compromesso. Prima di andare avanti con questa recensione, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Saluto gli amici di digitabili.blog e i gruppi Telegram, malati di smartphone e malati di smartwatch. Facciamo un unboxing, vediamo cosa troviamo all'interno della confezione. Oltre ovviamente lo smartphone, troviamo spillino per Ivano SIM, classici libretti delle istruzioni, un'ottima cover in silicone morbido trasparente. Troviamo un cavo di ricarica di tipo C e USB, un paio di cuffie di buona qualità, quindi jack audio, e un alimentatore da ben 65 watt. Direi che è una confezione abbastanza completa. Oppo Find X3 Lite, dal punto di vista costruttivo, è realizzato interamente in plastica, che si traduce in leggerezza. Le dimensioni sono di 159,1 x 73,4 x 7,9 mm di spessore, per un peso di 172 grammi. La plastica è leggermente ruvida sul retro, è molto piacevole al tocco e non trattiene le impronte. Non è purtroppo certificato contro l'acqua e polvere. Oppo Find X3 Lite è dotato di un display da 6,43 pollici di diagonale e risoluzione Full HD Plus 1080x2400 pixel. Si tratta di un buon pannello AMOLED con refresh rate aumentato a 90 Hz. Il refresh rate è fisso e non varia in base al tipo di utilizzo, ma può comunque scendere a 60 Hz nelle app che non lo supportano. Ha un touch sampling a 180 Hz e lo schermo è uno dei punti forti di questo smartphone. È ben luminoso, si adatta bene alle condizioni di luce ambientali, supporta il doppio tap e il sollevamento per l'accensione e supporta anche l'always on display personalizzabile. Come hardware abbiamo l'ottimo Snapdragon 765G octa-core da 2,4 GHz con GPU Adreno 620, 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.1, purtroppo non espandibili. Abbiamo la connettività 5G, abbiamo il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.1, abbiamo anche il chip NFC per i pagamenti. Bene anche il lettore di impronte digitali all'interno del display. Presente anche il jack audio e l'audio purtroppo è mono, però di buona qualità. La batteria è una 4300 mAh, non è capiente, però comunque con un utilizzo medio si riesce comunque a completare la giornata piena di utilizzo. In più abbiamo la ricarica rapida a 65 W che ricarica lo smartphone da 0 a 100 in meno di 40 minuti. Anche Oppo Find X3 Lite monta ben 4 sensori fotografici. Abbiamo una 64 megapixel f1.7, una 8 megapixel grande angolare f2.2 e 2 megapixel f2.4, una per le macro e una per le foto in modalità bokeh. Le foto sono nel complesso buone, in linea con gli smartphone di fascia media. In condizioni di luce ottimale abbiamo nel complesso delle foto da smartphone top di gamma, con contrasto forse troppo forte. Meno convincente invece la grandangolare, che viene penalizzata da una risoluzione solo sufficiente. Buona invece la 32 megapixel f2.4 della fotocamera frontale.
buoni anche i video che possono essere registrati fino a 4K. Hanno una buona definizione e una buona gestione delle luci, ma la stabilizzazione è poco efficace, quindi bisogna scendere al 1080p per avere una modalità di stabilizzazione migliore. Oppo Find X3 Lite è dotato della nuova ColorOS 11.1, basata su Android 11 con le patch di sicurezza aggiornate all'ottobre 2021. Poi abbiamo il menu laterale, abbiamo tantissime impostazioni di personalizzazione e la possibilità di far illuminare il bordo alla ricezione di un messaggio. Il tutto gira poi veramente fluidissimo, grazie anche al refresh rate aumentato. Oppo Find X3 Lite si può trovare su Amazon ad un prezzo che oscilla sulle 300 euro. Vi lascio qui sotto il link di descrizione d'acquisto. Per concludere, Oppo Find X3 Lite è un buon medio gamma con un ottimo hardware, un ottimo display e una buona fotocamera. L'unico difetto vero è l'audio stereo. Sotto i 300 euro comunque è uno smartphone da tenere in considerazione. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao e alla prossima!